Cari amici buongustai, bentornati qui con me per un nuovo appuntamento. Vi ho già ringraziato davvero molto nello scorso video, ma vi ringrazio anche ora perché state sostenendo davvero moltissimo il mio canale. Mi raccomando, continuiamo così, iscrivendoci, lasciando dei commenti e dei suggerimenti, ma anche attivando la campanella per rimanere aggiornati sui video che verranno caricati. Qual è l'appuntamento però di oggi? Facciamo un antipasto sfizioso, buono e anche semplice, con dei prodotti freschi ma assai sfiziosi, come vi ho detto. Facciamo delle cupolette di salmone all'aneto, ripiene, sono veramente molto buone. Quindi mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Gli ingredienti sono i seguenti: 200 g di salmone affumicato, 150 g di formaggio fresco spalmabile, poi abbiamo la polpa di granchio che io ho precedentemente sgocciolato, il peso in questo caso è 120 g, un limone, dei semi di papavero, dell'aneto fresco, un po' di sale, un po' di pepe e dell'aceto balsamico. Andiamo a vedere quindi come preparare queste cupolette di salmone. Per prima cosa ci occupiamo della farcitura. Quindi mi sono preparato la polpa di granchio con il formaggio spalmabile e l'aneto. Con una spatolina cominciamo a mettere in una bowl più grande il formaggio spalmabile in questo modo. Dopodiché mettiamo il granchio, la polpa di granchio, e facendoci aiutare da una forbice andiamo a sminuzzare l'aneto fresco sempre dentro la bowl. L'aneto darà sicuramente una nota rotonda, fresca all'interno di queste cupolette. Veramente il risultato sarà top, dopo vedrete. Dopo aver terminato con l'aneto, che come vedete è all'interno della bowl, io vado a prendere tutte le parti un pochino più piccole del salmone. Perché? Perché le parti più grosse ci serviranno proprio per andare a creare le cupolette. Io me le sono già preparate qui e queste parti le andrò sempre a tagliare e ad inserire nella bowl per la farcia. E quindi le andiamo a spezzettare. Dopo aver terminato questo procedimento andiamo ad aggiustare il pepe. Mettiamo anche un po' di sale e giusto qualche semino di papavero, non molti mi raccomando. Ora è arrivato il momento di andare ad amalgamare per bene tutti quanti gli ingredienti. Dopo aver mischiato ed amalgamato tutti quanti gli ingredienti otterremo questa farcia, questa crema bella, omogenea e anche molto profumata. Andiamo ora a vedere come continuare. Perfetto, questo è il secondo procedimento. Mi sono preparato un limone con uno spremiagrumi. Andiamo a tagliare il limone a metà e lo andiamo a spremere. Bene, abbiamo ottenuto il nostro succo di limone senza la polpa. Ora andiamo a prendere l'aceto balsamico che vi ricordate avevamo presentato negli ingredienti e il succo di limone lo andiamo a mettere nella bowl dove c'è proprio l'aceto balsamico e con una spatolina andiamo a mischiare per bene i due ingredienti e facciamo una sorta di vinaigrette che ci serviranno sia per abbellire il piatto ma anche per dargli una parte di condimento. Dopo aver terminato quindi con l'aceto balsamico e il limone, il succo di limone, ci prepariamo due piccole bowl, molto piccole perché ci serviranno per andare a formare e creare le cupolette. Cosa dobbiamo fare quindi ora? Beh, allora, noi prendiamo la nostra mini bowl, io mi sono preparato la pellicola trasparente in questo modo, guardate, la tengo così perché andremo ad inserirla all'interno in questo modo, facendola aderire per bene su tutti quanti i lati della nostra scodellina. Qui dentro andremo a metterci quindi il salmone, vi faccio vedere quindi il procedimento. Bene, abbiamo terminato l'operazione foderando anche l'altra mini bowl. Ora noi andremo a prendere il salmone affumicato e lo andiamo sempre a mettere all'interno della bowl, facendo anche in questo caso aderire bene
su tutta la superficie della pellicola trasparente il salmone. Questo ci servirà proprio per andare a creare la cupoletta. Vediamo come fare. Mettiamo il salmone anche da questa parte. Ecco fatto! Non ci resta che andarle a riempire con la farcia che abbiamo preparato prima. Ci facciamo aiutare da un cucchiaio e andiamo a inserire la nostra crema all'interno della boule. Ecco qua, siamo arrivati praticamente a pari con il bordo della boule, della cocotte. E quale procedimento facciamo ora? Ora andiamo a togliere via la boule dove c'era dentro la farcia. E il procedimento molto semplice sarà quello di andare a chiudere sotto, da questa parte quindi, il salmone con all'interno la farcia. Ecco, vedete? Noi lo andiamo un pochino ad appiattire e poi la nostra pellicola trasparente la andiamo a riporre sempre sulla superficie, che diventerà quella poi inferiore. Noi ora queste le andremo a mettere in frigorifero per almeno 2 ore, prima di poterle impiattare e andarle a gustare. Quindi ci vediamo dopo. Passate le nostre famose 2 ore, ho tirato fuori dal frigo la nostra cupoletta di salmone. Nel frattempo mi sono preparato un piatto. Andiamo quindi ad impiattare. Allora, vi ricordate che ci eravamo preparati questa vinaigrette? Andiamo a sporcare un po' il piatto. Dopodiché apriamo pian piano la pellicola e andiamo a disporre la terrina sul piatto. Guardate, viene via benissimo. Togliamo anche la pellicola, bellissima. Vado a sporcare ancora un pochino il piatto con la nostra vinaigrette e per finire un po' di semi di papavero. Come ultima cosa, un po' di aneto fresco. Il piatto è finalmente pronto, direi di andare ad assaggiarlo. Ragazzi, io vi dico che non vedevo l'ora di arrivare alla fine, perché nel momento in cui ho aperto la confezione con il salmone affumicato mi era già venuta fame, quindi vado ad assaggiarlo. Anzi, vi dirò di più, lo divido a metà così guardiamo insieme come è venuta la farcia all'interno. Allora, andiamo a tagliarlo. Guardate, è anche ben fermo perché l'abbiamo tenuto in frigo a riposare. Allora, ve lo apro così vi faccio vedere come è venuto. Guardate un po', guardate un po'. Guardate. Bellissimo, eh? Vedete? Il colore che dà il salmone e l'aneto all'interno della farcia è qualcosa di veramente spettacolare. Però, dai, assaggiamo, assaggiamo. Bando alle ciance, andiamo ad assaggiarlo. Ragazzi, è buonissimo. Davvero top, c'è l'aneto, c'è il salmone all'interno, la polpa di granchio e poi questa vinaigrette che abbiamo creato qui intorno, davvero fantastica. Beh, allora lo riproponete alla vostra famiglia? Io spero proprio di sì. Non ci resta che salutarci, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati sui video che verranno caricati e seguitemi sulla mia pagina Instagram, La Cucina per Tutti 1.0. Da Chef Fabio, ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ragazzi!